Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oh, purissima Maria, parola del Signore. Davide disse ai capi dei Leviti:
di tenere pronti i loro fratelli, i cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetre e cimbali, perché levando la loro voce facessero udire i suoni di gioia. Introdussero dunque l'arca di Dio e la collocarono al centro della tenda che Davide aveva piantato per essa. Offrirono olocausti e sacrifici di comunione davanti a Dio. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore. Parola di Dio. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Ecco, abbiamo saputo che era in Ecata. L'abbiamo trovata nei campi di Ar. Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sbavello dei suoi piedi. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si rivestono di giustizia ed esultino i tuoi fedeli. Per amore di Davide il tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui ci siederò perché l'ho voluto. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando questo corpo mortale si sarà vestito d'un'immortalità, si compierà la parola della Scrittura. La morte è stata inchiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pugilione? Il pugilione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci ha dato la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Parola di Dio. Grazie a Dio. Quindi anche l'amicizia che ci legava prima, continuata in quest'anno,
certamente adesso si rafforzerà con la sua presenza in mezzo a noi. E poi Nino Navalluccio, che è fuori diocesi perché sta prestando il suo servizio nella diocesi di Urbino, ma io l'ho avuto come figlio spirituale al seminario romano, e quindi ogni volta che lo ritrovo il mio cuore palpita di quella paternità che ho potuto vivere appunto nella esperienza di padre spirituale per ben 14 anni. Perché non è che padre Cappello può essere per un padre, Nino è un fratello e Nino è un figlio. Allora viviamo insieme questa carità sacerdotale che proviene certamente dalla carità che queste sere abbiamo meditato sulle tre virtù teologali. Abbiamo visto Maria come Virgo Fidelis, Maria come regina che porta la fede, che vive, ha vissuto la fede, che rafforza la nostra fede. Ieri abbiamo visto Maria nostra speranza e abbiamo meditato sulla virtù teologale della speranza. Questa sera parlare della virtù teologale della carità mi sembra un po' riduttivo, perché la carità non è una virtù, la carità è molto di più. Dante già diceva che l'amore muove tutte le cose, l'amore muove il cielo, le stelle, ogni cosa che esiste al mondo, perché l'amore è Dio stesso, Dio è carità. Quindi parlare di virtù mi sembra un po' riduttivo, come se fosse un habitus, un'abitudine, no? Penso che la carità sia una sorgente, qualcosa che sgorga dal di dentro, qualcosa che viene direttamente da Dio, perché Dio è amore, come dicevo, e certamente tutte le volte che noi ci avviciniamo a Dio e facciamo esperienza di Lui, certamente diventiamo anche noi carità. La carità è il fondamento della vita cristiana, è l'apice anche della vita cristiana, perché il sacramento dell'amore, il segno massimo dell'amore di Dio, che l'Eucaristia è fonte e culmine della vita della Chiesa, per cui quando si parla della carità bisogna parlare di Dio, non si finisce mai di parlare di questo amore che ci precede. Ecco, se dobbiamo proprio parlare come virtù, abbiamo detto nelle serie precedenti che le virtù teologali partono da Dio, ci raggiungono e ci orientano davvero di nuovo verso Dio. La carità ci fa immergere in Dio, proprio siamo presi da Dio e messi nel suo seno. Se noi ci facciamo condurre da Lui, viviamo quotidianamente della carità. La carità è quello che fa la Chiesa. La Chiesa non può esistere senza la comunione. E quando parliamo di comunione si chiede amore fraterno. E Gesù, proprio prima di morire, ha dato questo comandamento dell'amore, vi do il comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Avrebbe potuto aggiungere: come io e il Padre ci amiamo, così anche voi dovete amarvi gli uni gli altri. Quando nella preghiera sacerdotale